Ciao amici! I militari, in quanto soldati, devono avere un comportamento esemplare, tuttavia accade loro di imbattersi in situazioni molto imbarazzanti. Quindi immagina che un militare tenti a più riprese di rompere mattoni senza successo, che un soldato cada davanti a centinaia di turisti, oppure che dei Marines abbiano completamente sbagliato la loro dimostrazione durante una cerimonia. Imbarazzante, non trovi? Allora, se desideri scoprire questi momenti e molti altri ancora, mettiti comodo. Si inizia! Durante una cerimonia, il presidente dell'Uganda, Yoweri Museveni, ha assegnato un premio a un militare alto ufficiale. Tuttavia, una piccola gaffe commessa dal militare non era sicuramente prevista nel programma. Dopo avergli consegnato il premio, il presidente ugandese e il militare sono stati fotografati dai giornalisti presenti nella sala. Dopodiché, quando il militare ha voluto tendere la mano al presidente per salutarlo, ha commesso l'errore di far cadere al contempo il suo premio. Molto imbarazzato, il militare si è immediatamente passato per recuperare l'oggetto, il che non ha mancato di intrigare il presidente, che, salutando il militare, osservava attentamente il premio. Tuttavia, il militare non è pronto a dimenticare questa cerimonia. Durante una dimostrazione militare in Iran, dei soldati hanno cercato di impressionare il loro pubblico composto da altri soldati e da alti ufficiali. Per riuscirvi hanno provato a rompere un vaso, così un soldato a prima vista molto agile ha dato un calcio al vaso, ma l'oggetto si è appena mosso. Il soldato si è quindi rialzato per tentare di nuovo la fortuna, ma ha fallito di nuovo, il che era completamente umiliante. Di conseguenza il soldato che teneva il vaso sulla testa ha deciso di prenderlo soltanto tra le sue mani questa volta, e senza grande sorpresa era un'altra volta un fallimento. Peggio, un altro soldato è intervenuto per salvare la situazione e anche lui ha mancato il colpo a più riprese. Gli altri ufficiali che assistevano a questa scena così ridicola non potevano visibilmente fare a meno di riderci su. Ora ecco un militare che si è filmato mentre realizza una prestazione che avrebbe dovuto essere impressionante, ma non ha tardato a trasformarsi in una situazione molto delicata, e ha ragione. Dopo aver sovrapposto tre mattoni, il militare ha provato a spezzarli con la sua mano davanti a un pubblico. Ha allora colpito i mattoni una prima volta, poi una seconda, invano, e non si è fermato qui. Il militare ha teso uno dei mattoni a uno dei suoi compagni per romperlo grazie a un gomito, un'altra volta senza successo. In preda al panico ha iniziato a provare molteplici metodi per raggiungere il suo obiettivo. Lo sfortunato, al contempo umiliato dalle risate del pubblico e convinto di poter riuscire la sua mossa, ha scelto di tentare un'ultima volta di rompere due mattoni contemporaneamente e inaspettatamente è riuscito finalmente a rompere uno di essi. Tuttavia, nonostante questo semi-successo, il militare non se l'è cavata indenne, perché possiamo chiaramente notare che ne ha sofferto. Indubbiamente è uno degli istanti più imbarazzanti della storia dei militari. La United States Marine Corps Silent Drill è negli Stati Uniti un'unità che esegue degli esercizi di dimostrazione di cui lo scopo è dare un esempio di professionalità e della disciplina della Marine Corps. E bisogna ammettere che questo plotone della Marine Corps ha un giorno completamente mancato la sua esibizione. Sicuramente, inizialmente, i due militari maneggiavano il loro fucile in modo abbastanza impressionante, al punto di sorprendere il pubblico. Tuttavia, a un certo punto, quando un Marine ha lanciato il fucile in modo che il suo omologo lo riprendesse, quest'ultimo non è purtroppo riuscito ad afferrarlo. Probabilmente molto infastidito, uno dei Marine, impassibile, si è spostato con un passo lento per recuperare l'arma. Quando è tornato al suo posto aveva ancora un'altra sorpresa, il fucile si era rotto. Davanti a una situazione del genere si è accontentato di tendere molto semplicemente l'arma a un altro Marine. Questo è un momento davvero molto comico. I soldati possono talvolta trovarsi in situazioni davvero molto imbarazzanti. La dimostrazione con uno di questi tre Evzones, un'unità di elite cerimoniale che mantiene tra le altre cose la tomba del milite ignoto sulla piazza Sintagma ad Atene. Molto ammirati dai turisti, gli Evzones sono abituati per dare spettacolo. Così, quando tre Evzones vestiti in tunica tradizionale composta da una gonna e da grandi scarpe hanno eseguito la loro marcia caratteristica, uno di essi ha fatto una caduta spettacolare davanti, non soltanto a tutti i suoi omologhi, ma anche davanti al loro pubblico. Nonostante ciò, il soldato ha afferrato il coraggio a due mani e si è rialzato prima di riprendere timidamente la sua marcia, sotto gli applausi delle persone che assistevano all'evento. Tuttavia, bisogna proprio ammettere che questo Evzone ha vissuto un momento tra quelli più imbarazzanti che ci siano.
Il Taekwondo è risaputo è un'arte marziale di origine sudcoreana, così è uno degli sport più praticati del paese. Di conseguenza è assolutamente normale che i soldati e i militari dovrebbero padroneggiare alla perfezione quest'arte marziale. Tuttavia questa regola non si applica a tutti, ed è così per questo soldato che ha fatto molta fatica a rompere con il suo piede un ramo d'albero tenuto dai suoi omologhi. Infatti in questa sequenza video possiamo vedere il soldato tentare di dare calci assolutamente ridicoli. Dopo numerosi tentativi molto comici, il soldato è riuscito finalmente a dare un calcio non al ramo ma al suo compagno, da credere che il ridicolo non uccide. In occasione di una cerimonia a Cardiff, nel Galles, la piccola Maisie Gregory, 6 anni, è stata selezionata per offrire un mazzo di fiori alla regina Elisabetta. Così si è vestita con un bel costume tradizionale, ha salutato la regina d'Inghilterra con eleganza e rispetto del protocollo e ha anche ricevuto persino dei complimenti da parte della regina in persona. Purtroppo questo momento di felicità è stato di breve durata per la bambina. Infatti, quando Elisabetta II ha lasciato il posto, un soldato ha, come vuole la tradizione, salutato la regina, ma al passaggio il soldato ha accidentalmente dato un colpo a Maisie, facendole cadere il suo cappello. In lacrime la bambina ha immediatamente raggiunto la mamma. Per quanto riguarda il soldato, ha continuato a guardare davanti a sé, sembrando rimanere immobile davanti a questo incidente, ma in realtà si era proprio reso conto della sua gaffe. Tra l'altro, dopo che la regina è andata via, visibilmente senza notare nulla, il soldato si è scusato con la piccola Maisie. Al confine Wagah, che separa l'India e il Pakistan, una cerimonia viene organizzata ogni sera in cui sono presenti i soldati dei due paesi. In questa occasione una moltitudine di persone viene ad assistere alle esibizioni dei soldati, che sono tanto divertenti quanto notevoli. Tuttavia le cose non si svolgono sempre perfettamente. La dimostrazione con questo soldato indiano che camminava con passo veloce in direzione del confine. Quest'ultimo, filmato dalla telecamera degli spettatori, è scivolato prima di cadere in modo molto divertente sotto lo sguardo di tutti. Probabilmente molto imbarazzato, ha tuttavia tentato di riprendersi senza indugio. Si è quindi rialzato e ha proseguito lo spettacolo. Nulla avrebbe potuto alterare la flemma leggendaria di questo soldato indiano. Nel 2014, durante l'investitura dell'ex presidente ucraino Petro Poroshenko, è accaduto uno degli eventi più inaspettati. Quando il presidente era sceso dalla sua auto in modo da recarsi alla Rada, il Parlamento ucraino situato a Kiev, numerosi soldati stavano nel viale per accogliere Poroshenko, ma uno di loro, Alexander Sikalo, ha accusato un malessere, facendo innanzitutto cadere la sua arma prima di cadere per terra ai piedi del presidente. Quest'ultimo non ha ovviamente prestato attenzione al soldato, che visibilmente non si sentiva molto bene. Allora un altro soldato è intervenuto per portare Alexander lontano da questa situazione imbarazzante. Dopo questo incidente Alexander ha effettuato una visita medica e infine risulta che soffriva di problemi cardiaci e di una malattia renale. Attualmente mandato via dall'esercito, Alexander era, secondo sua madre, in perfetta salute nel momento in cui è diventato soldato. Pensa che Alexander sarebbe malato a causa di una polmonite che i medici militari avevano ignorato, provocando in questo modo le sue malattie attuali. Comunque sia, una cosa è tuttavia sicura: Alexander ha dovuto vivere uno dei momenti più imbarazzanti della sua vita. Durante un saluto a tre spari, un atto cerimoniale compiuto in occasione di funerali militari, un soldato l'ha scampata bella. Infatti, uno dei soldati polacchi ha accidentalmente sparato sul suo berretto. Sì, hai sentito bene, c'è mancato poco. Qualche centimetro in più e la cerimonia si sarebbe trasformata in tragedia. Dopo questo incidente, il soldato ha proseguito la cerimonia come se non fosse successo nulla, benché tutti abbiano per forza notato questo sparo maldestro. Di sicuro questo soldato sarà stato proprio consapevole della fortuna che aveva appena avuto. Si spera almeno che la prossima volta sarà un po' più prudente. Il cambio della Guardia Reale è indubbiamente uno dei momenti più graditi dai turisti, i quali vengono numerosi a visitare Buckingham Palace, ma talvolta succede che alcuni soldati si ritrovino velocemente davanti a situazioni tra le più imbarazzanti. Ed è così per questo soldato che, camminando verso la sua posizione, è caduto di lato davanti a centinaia di turisti. Tuttavia, la Guardia della Regina è riuscita a rialzarsi, ma ha chiaramente lasciato apparire il suo imbarazzo sul suo viso. Preso in giro, si è accontentato di riprendere il suo posto davanti ad altre due guardie imperturbabili. Questa caduta avrebbe potuto benissimo passare inosservata, ma purtroppo la scena era stata filmata da David Midwell, un turista in vacanza con la sua famiglia, che ha molto velocemente pubblicato il video sui social.
Nel settembre 2015 dei soldati inglesi e americani hanno realizzato una prestazione perlomeno molto imbarazzante. Infatti, nel corso di un esercizio, dei soldati che sembravano formati molto bene hanno commesso non uno ma due errori in un lasso di tempo molto breve. In questo video possiamo vederli, dotati delle loro armi, tentare di sbarcare nel centro di Follingsby Park, situato a nord-est dell'Inghilterra. Tuttavia non è tutto andato come previsto, visto che uno tra loro ha voluto lanciare una granata fumogena all'interno dell'edificio e invece di ciò la granata si è ritrovata tra i piedi dei militari in cui è esplosa. E come se non bastasse, un altro soldato ha voluto nonostante tutto proseguire l'avventura e penetrare nel centro, ma è inciampato varcando l'ingresso. Bisogna credere che questa squadra ha ancora molto lavoro da fare. Ora tocca a te dirci nei commenti quale di questi momenti è secondo te quello più imbarazzante di tutti. Grazie e a presto!